entrambi che c'ho qua a destra sopra la mensa e ti sono la mia. Che scemo, ma che sei? Non penso che gli hai risposto. Solo lì puoi andare tu. Beh, a parte della fisioterapia. Sì, ma guarda che ha scritto Matteo qua. Scordatelo. Adesso c'è un vetro e mi sto facendo ma quindi dovrei fare anche tu poi le farinate. Sì, sì, sì. Questa è la parte un po' più ancora, che vedi la doppia esposizione. Beh, anche quello in basso non è romano, eh. No. Le piante davanti. Sta con luce, quello sì. Che... bisogna capire che è un posto di comunque di preghiera. Di preghiera, sì. Cioè. Ma che bello, ti affacci qua, c'è la montagna. Mai ci fosse un ordine religioso che ha costruito, c'è una struttura del cazzo in posto brutto. 311. Senti che sta avanti. Ecco, su questo sono d'accordo. Mi va la figa. Tradizionalista. Ehi, hai visto? Niente di eccezionale. Tanto scusa, ma poi... vogliamo affacciarci da un balconcino? Sì, fare un discorso, fa mettere passare la processione sotto. Gravella, Gaines. Questi erano comunicanti. Ah, vedi, quello che vi dicevo prima. La vista non era niente male, eh. Ma sotto era tipo orto, che cazzo sono lì? Può essere. Bello. No, ma vedrete da sopra credo che vedo un po'. Da sopra è il punto per il drone, è il punto panoramico. Ecco. Mancava il pisello. Ma che stai dicendo nel video? Certo. Vediamo intanto ti tengo attivo perché sennò. Quanto ti piace avere le porte chiuse, eh? Beh. Mi c'è un disimpegno. Sì, penso che sia solo un po'. Sì, bagno, piastrelle rosse, bagno. Bagno e due docce. Ok. Wow. Ma mi sembra sul terrazzo. On the top. Ed eccoci qua, ragazzi. Vista. Questa parte che stiamo facendo è solo dormitorio col refettorio e le cucine e da qua possiamo ammirare il lago. Il lago è un vero peccato, un posto del genere con una vista del genere lasciato completamente all'abbandono. Bene ragazzi, la parte dei dormitori abbiamo vista tutta, adesso siamo sul terrazzo. Questa è la chiesa che è ancora in funzione, per cui è blindata, che vedete che purtroppo devastano tutto, come ben sapete. L'unico modo per evitare che i vandali facciano disastri, quello di blindare tutti gli accessi. So che organizzano delle processioni per cui utilizzano ancora la chiesa. E poi ci manca tutta questa struttura principale. Adesso scendiamo, andiamo a vedere quel mini chalet di pietra e poi entriamo direttamente in questa struttura. Là ci sono i ragazzi, in fondo, ma sicuramente non riuscite a vederlo, il lago.
posto veramente suggestivo, con una vista impagabile, veramente molto bella. È veramente un peccato che sia stato lasciato andare così. Ok, qui siamo nella casetta di pietra, pavimento in legno, quindi devo stare molto attento. Vetro frantumato, tutti i vetri frantumati. Questo deve essere una sorta di posto dove facevano una mostra o qualcosa. Questo dovrebbe essere delle luci dove c'erano dei quadri, come cosa da esporre al piano di sotto. Mentre al piano di sotto ci sono, sembrano tipo delle lastre, vedete, alcune che raffigurano il volto del Cristo. E comunque sembrano appartenenti a una riproduzione della Sacra Simone. Questa è la casetta in pietra. Sono riusciti a vandalizzare e distruggere completamente anche l'interno di questa bellissima, bellissimo edificio. Guardate, siamo entrati nella parte del chalet. Sto cercando di vedere se c'è qualcosa che possa aiutare i ragazzi a salire, perché il passaggio è un po' complicato. Qua c'è un sacco di roba, quindi qualcosa qui la si trova adesso, eh. Qualcosa la troviamo. Tipo la sedia. Devono venire, guardate che roba, la libreria, che bella, allora, vado dai ragazzi e torno a filmare tutto. Ma nessuna delle due. Ragazzi, qua è pieno di roba. Ci sono i Goonies, riviste, c'è ancora il grembiule, c'è roba negli armadi, il grembiule della stirella, gennaio 89, 1997. Usate. Qui abbiamo un po' di calendari. 2007 non è stato abbandonato da tantissimo alla fine. Questo era, mi sa, il magazzino. Guarda la cassetta degli attrezzi. Il pezzo più forte è di là nel salone. Questo è un piccolo magazzino con le cose per riparare. Guardate che caldaia.
scusate sempre ma se mi soffermo, al solito devo fare le foto per il canale Instagram. Bagni tutti uguali, con queste mattonelle rossicce molto inquietanti. Questa è una piccola infermeria, bowl dell'acqua calda, questo è sempre un servizietto, armati vari, piccolo servizio. Una piccola cucina arancione, hai visto che figata? Eh? Che figata di questa stanza? Sì, hai visto questa qua, Max? Guarda qua. La libreria? Biblioteca. E ragazzi, questa è la biblioteca. Saranno tutti libri religiosi, immagino. Vedete di sopra con me. Madonna, che roba! Cartoline, tutte cartoline. I segni del tempo. Andiamo a cercare Goonies Antonio, non mi piace lasciare Goonies in giro. Questa è decisamente una delle stanze più belle della struttura. Anche il salone, ragazzi, questo mega cammino, hai visto? Capire anche non c'è amici uguali? Ah sì, è vero, sarà la telefonica. Qua c'erano tutte le chiavi e alla fine aveva quasi 500 stanze, eh sì, qua arriviamo a 510, 500 anche di più. Il ragazzo ha trovato il libro contabile con la gente probabilmente che veniva a soggiornare, ancora in lire, 100.000 lire, saldi precedenti, totali generali, libro contabile. Una cosa veramente inquietante che si sta facendo notte, adesso sono circa le 9 di sera e si sta riempiendo di corvi che girano sopra di noi. Sai cosa sono intorno stanno? Esatto. Tornando ai Goonies, un'immagine clara riflessa allo specchio. Portiamo il buon Antonio a vedere la parte più bella della struttura. Vi giuro ragazzi che la cosa più inquietante adesso sono i corvi che si stanno accumulando sopra di noi. Hai già filmato tutto? Certo. Bravo. Minchia, guarda che Roma. Certo, perché bisogna andarla sopra. Raga, vi perdete la stanza delle sedie. Ve l'ho detto che sto posto è super inquietante. Guardate che roba, ragazzi.
qua si sale, ma credo che possiamo salire anche dal fondo. Veramente creepy sto posto. Eccola la stanza incriminata, ragazzi. Allora, in un video che ho visto, che circola in rete, praticamente i ragazzi che facevano esplorazioni paranormali, Marte, guarda, c'è un, guarda quella cosa che si muove, sì, in fondo ma sembra un gatto, eh. Che cos'è, un gatto? Sì, è un gatto. Anto, guarda quanti corvi stanno arrivando. Sono delle carogne o le stanno aspettando? Guarda quanti cazzo di corvi stanno arrivando. Madonna, che casino. Comunque ci sentiamo dopo. Dai. Qui ci sono tutte le firme degli Urbex. Allora, prima che Anto mi distraesse con la sua lince, che in realtà è un gatto, un banalissimo gatto, vi stavo spiegando che in un video che ho visto su questo luogo, che effettivamente si presta molto, come in tante strutture simili, aleggiano un sacco di leggende, di soliti rumori e presenze paranormali. In un video particolare ho visto che c'erano dei ragazzi che filmavano dentro la stanza, a un certo punto una di queste sedie si alza e va verso di loro in una maniera decisamente non normale. A quel punto loro scappano, eccetera, eccetera. Vedendo il video poi al rallentatore mi sembrava, parere personale, un po' una manipolazione del vero. Quello che non capisco è perché in un istituto religioso, dove comunque c'erano frati e gente devota al bene, deve esserci per forza qualche presenza negativa. Ma questo, ripeto, sono sempre pensieri personali. Nulla ho contro la gente che va in giro a cercare presenze, fa costanting, eccetera, eccetera. Quello che mi dà fastidio è la gente che per accaparrarsi like e iscrizioni al canale storce la realtà. Io devo dire che per ora siamo quasi a 2 ore d'esplorazione. È vero che siamo comunque ancora con la luce, ma non ho ancora, non c'è ancora successo niente di assolutamente strano. Arrivo, ragazzi. Ultimo sguardo ai corridoi di questa struttura, che sono da film horror comunque. Abbiamo visto anche tutto questo edificio, che sicuramente era quello più interessante, soprattutto. Adesso andiamo a recuperare il telefono, scopriremo se è successo qualcosa, ma io dubito.
siede, sono tutte ancora a posto. La nostra esplorazione è quasi giunta al termine. Abbiamo esplorato anche tutto quest'altro edificio, che era più adibito probabilmente allo studio vero e proprio, c'erano le aule e la biblioteca, e adesso piano piano torniamo verso la nostra vettura. Il posto, devo dire, al di là dello sfacelo solito che fanno i vandali, è molto urbex, molto molto urbex, soprattutto la seconda parte, con ancora parecchie cose interessanti di quando la struttura funzionava ancora, e come struttura carina. Abbiamo addirittura una pelliccia, servizio ancora della colazione, alcune vettovaglie, ovviamente pieno di immagini religiose. Abbiamo addirittura delle diapositive. Forse conviene che scendi prima che ci blocchi la cosa. Arrivo. Ragazzi, sono preoccupato per uscire. Questo doveva essere l'ufficio della Perpetua. 1991, ragazzi. Non è stata mai utilizzata. Ci sono dei nominativi che poi offuscheremo. Questi credo che fossero i bonifici per quelli che venivano alla scuola. Adesso arriva la parte più bella. Uscire dalla struttura. Il nostro caro Anto è stufo del mondo e ha deciso di passare a miglior vita. Bene ragazzi, siamo fuori dall'istituto religioso, l'esplorazione possiamo dire che sia degnamente conclusa, il bilancio dell'esplorazione è decisamente positivo, la struttura purtroppo è molto vandalizzata, ma fortunatamente all'interno ci sono ancora alcune cose particolari carine da vedere. Spero che il video vi sia piaciuto e come al solito vi ricordo di supportarci e di iscrivervi al nostro canale. Ci sono in programma, e ve lo dico sempre, un sacco di altre esplorazioni veramente veramente interessanti. Un grosso abbraccio dal vostro capitano. Per oggi è tutto, un saluto dai Goonies.